Vieni Maria, vieni a casa, vieni, ma voglio far vedere. E vieni, andiamo via, vieni a casa, facciamo un applauso a Maria. Ecco. E la voglio presentare, però stamattina, allora, c'è quanto che si manda in una San Baccio. Maria, lo sta venendo? Ah, mo venga, lei parla in inglese, come tu, chiaramente con doscello. Ma io feste però non mi vende di dire, perché diciamo questa mese, sto del mese, lei è venuto con un pullman una volta all'anno, ha pagato il biglietto, 1 euro al mese. E te da capo insieme. Ultimamente ho portato la crostata perché la sua felicità è che finalmente. Facciamo un applauso, vieni Maria, vieni. Che non pensate che. Lei è la rappresentante di Scassambrel. Ecco, vieni Maria. Vieni, acciappalo Paolo, perché questo non sa mai cade, ce ne ha più. Se finisce lo spettacolo. Vieni Maria, mamma, prendi il microfono. Ciao Maria, un applauso. Maria, ti piace come procede a parlare? Sta sudato un microfono, che... dicete voi, meglio che andava a parlare. Prova? Ah, sì. Vai, presa. Buonasera a tutti. No, chi sei un microfono? Abbiamo fatto in prova e noi siamo in un microfono, sai, di discendere. Casa parla, hai capito? Questa è, un micro... qui è una cosa che tu fai la voce e la gente ti sente. Certo. E metto il match. Allora Maria, innanzitutto la serata ti piace? Sì, sì, bellissimo. Bellissimo. Sempre come sempre. Ma mi dice che ci sono in una scatola. Maria, allora, ho saputo. Vai. Io, in verità, quando sono. Hanno messo una gladiatoria. Dice signore, voi state a 76. Aspie. Al numero 76. Parla vicino ai microfoni. Ah, parla qua. Numero 76. Numero 76. Ma tu ti hai buttato fuori? Io E t'ha raccomandato. Io venni da te. E dissi Franco. Mi puoi aiutare? Che ti ricetti? Non conosci nessuno. Che ti ricetti? Dice, senti, non posso fare niente. Dimmi pattannanza. Facciami se qualcuno raccomandazione. No. Lui ce l'ha. Perché dipende, non so se fanno un sorteggio. Bravo. E che ricetti che voleva fare? Un sorteggio? È vero? E lui ce l'ha. Sì, lui mi disse forse, vieni pescata. Ero a mare, ricetti. Ma ne faccio un casino, ma ci sembra essere un spettacolo del fornuto, o fai un solito, dici, arrivammo a nocciolo. Arrivammo a nocciolo, andai a vedere, andai al cimitero, andai a vedere questi locoli dove erano stati. E ti è piaciuto però, dicelo. Bello, bellissimo. Beh, no, già dicelo, sai perché? Questi loro. Ma non c'erano i numeri! Ma allora... su 76! Ah, non cazzo sta! No, ma voglio. No, mettere... mi feci un. Ma c'è chi fa. Ti ne parla vicino mio. 76 sono a finire sopra. E come sa, giri certi? È quello che non volevo, io perciò volevo una raccomandazione. Come sa? Fammi parlare con qualcuno. Ma ci sa morto. Io non l'ho. Quinto piano non la voglio. Non esiste. Faccio succedere la guerra. Non posso prendere la scala. Stasera perché... mi chiaro raccomandazione. Va tu finta che rimane superiore. Dai, ascoltala, Gigi e Cristo. Quando tu piace già la faccia giù. Ma ci sei? Tengo a 3 anni. Perché che lo sta dicendo? Sono 3 anni. Franco dì, ma quanti donne sti noi? Ma tu sei buio, ma che te ne importa di che? Cioè io voglio dire, scusa mamma, non bisogna correre, buone che ti hanno acciuttato, ti chiama la morte a costui, ma la cosa meravigliosa è che queste nicchie sono state fatte dove ci sono i vicini urbani, ti piace la ricetta? Tutto esposto solo. E chi la gente se ne pensa che dici stronzate che ne fai da Franco dice che bella pezzata che hanno fatto in due esci per un tuccioso che bella reagiate con sta vista amara ma perché la sera ti ha da più giù solo
Ma com'è possibile? Di. Non c'erano i numeri e non potete fare nessun programma. Perché c'è un programma. Nessun nessun programma. Fallo tu un spettacolo. Mi facevo io i numeri. Ah, è che sono chiudato i droghi all'ultimo piano. No, è ne. Vai da risondare. Il lago ci sa che manca si va scegliere. Ma poi alla fine ci rimbola, come giù da Fernè? Andai, mi mandarono a chiamare, andai al comune, dice no signora, andate, ma adesso hanno messo i numeri, però voi non siete 76! Ah, caga scalas, che sei 500? No! Ah. 76 era. Ma tu dici, picciate! Voi dovete scegliere voi, state nei primi 100 e tenete tutto il diritto di scegliere dove la volete. Bellissimo! Favoloso! Sai direttamente io! Sì. E che nome? Ma facciamolo no. Vedere! Ma lui non tiene bisogno della raccomandazione, perché no, non mi senti proprio! Ah, non sbagliamo! Che nome hai avuto? Ho scelto la 106. Casomai quando li butto i fiori, 106, segnata bella, perché è secondo importante. Secondo piano. Bello, che piano, secondo piano, fammelo vedere. Bellissima, facciamo un applauso a Maria, venite lì, va, ci facciamo noi. Bellissima. Paolo, lancia la mano, che si cade, ci andiamo giù. Cioè per me possiamo anche adesso c'è il biglietto, l'avete pagato già, perché io diciamo questa cosa che diciamo ho convinto Maria a farla venire qua. Maria è la rappresentante di tutte le persone che mi vengono a trovare in ufficio, ma questa è una cosa già giunta, siccome lei ha rubato molto tempo, io diciamo delle tante cose, delle tante storielle diciamo che mi sono scritto, ve ne racconto una piccola, poi andiamo, che se no insomma geniamo in più. Vi ho detto qual è la priorità. Nel periodo del Covid una signora mi chiama in ufficio e mi dice, quando comincia che la parte sembra così, scusate, ho un problema da risolvere. Chiaramente poi non, dalla voce non si percepisce quanto hanno tenuto dalla. Niente di mezzate per tenere 15, ne tenere 35, ne tenere 35, ne tenere. Non si capisce. Bella voce dolce. La prima cosa che vi devo dire, io devo assolutamente sistemare mio marito. Perché vuol dire una così, e voi mi dovete aiutare. Ma il problema non è questo. Io lo devo sistemare al più presto, perché mi sono preparato la valigia, perché tra poco lo devo raggiungere. Certo, vabbè, capisco la telefonata, questa è tutta verità, non è che mi invento le storie. Signore, come posso aiutarvi per questa cosa? Ci sapete, lui adesso sicuramente, questa è la parola, sta molto molto nervoso. Ma vostro marito, no, è morto molto tempo fa, ma io già so, sta nervoso, perché diciamo, io non ancora lo devo sistemare, ma il problema non è questo. Ah, non ne manca visto, e qual è? Siccome io ho, e cagasca l'asino, ho 93 anni, già da signore, sono pronta, io ho saputo che voi non fate salire le persone al cimitero. Dice sì signore, in questo periodo è Covid, dice, le persone no, dice, non possono salire. E questo è il problema, come tale io sono molto preoccupata, perché io non voglio salire da sola. In che senso signore? Se io casomai mi succede qualche cosa, voi mi dovete promettere che mi devono accompagnare i figli miei, perché io salire da sola ci mi rendo un po' paura. Certo, vabbè, signor, se devo fare, poi ci dico, signor, vai aiuto in un paese. Perché noi abbiamo, diciamo, questa, come dire, ragioniamo non con,
non, io non lo so più spiegare perché ne succedono talmente tante. Mi chiamo una signora dalla Sicilia, approfitto per salutare anche un'amica mia che è venuta dalla Sicilia, dice: guardate, io devo fare un trasferimento di resti mortali. Benissimo, delle ceneri me le voglio portare a casa. Qual è la prassi? Ci spiega questo. Dice: guardate, si devono pagare delle tasse, viene questa signora, e dice: ma avete fatto un biglietto d'andata e ritorno? Dice: no, io sono venuta, diciamo, con l'aereo, dice la signora, e me ne vado con il treno. Ma vabbè, perché non avete fatto? No, perché il problema, io mi sono posto questo problema, fa signora. Dice: signora, che succede? Dice: ma adesso che voi mi date queste due ceneri che io mi devo portare nel treno, io devo fare un biglietto? Dice la signora: o devo fare tre biglietti? Certo signore, ma perché il cenere si fa? No, perché uno proprio a misurarla, dice, che occupa il posto, dice, si è dato proprio un biglietto. Allora, detto questo, diciamo, siccome siete meravigliosi, diciamo, questo è quello che io vivo, diciamo, tutti i giorni. Però adesso dovete essere felici, perché in questo periodo, diciamo, il sindaco, io parlo per la nostra città, ho a disposizione, dice, si stanno a Puggiano, stanno a segnare, quindi farò tre mesi, dice, ma siete tutti felici, fa da fine di Maria. Lasciatemela dire, chi da arriva mal alloggio. Allora, volevo cantare una canzone che voi sicuramente conoscete, di un grande artista che poi, diciamo, abbraccia molte generazioni, anche questa voi la conoscete, che si chiama Napalè, che magari ce la cantiamo insieme, questa bellissima canzone di Pino Daniele. Prego. Sai, piano, piano, e tu sai da